Salve, bentornati e benvenuti a questo nuovo video. Tempo fa, molto molto tempo fa, era il mio secondo video che ho fatto. Ho fatto una presentazione di un fornelletto a legna della Bushcraft Essentials, la Bushbox. Oggi sono qua e stracontento di potervi presentare la Bushbox XL. Innanzitutto subito un due parole sulla Bushcraft Essentials, meno sulla ditta, perché se vi interessa lì qualcosa andate a vedervi uno dei quei due video che avevo fatto lì, parlo anche un po' della ditta e la professionalità della ditta. Ma niente, vorrei solo ringraziarmi con loro, perché cos'è successo? Già a quei tempi mi aveva scritto, era il mio secondo video e mi sono quasi spaventato, oh mamma mia, una ditta che mi scrive subito, secondo video. Mi avevano solo fatto i complimenti per come avevo mostrato il prodotto e tutto lì. E niente, poco tempo fa mi è arrivato un pacco con un po' di materiale, un po' di roba e mi sono preso il mio tempo, ho provato vari prodotti, tra l'altro appunto la Bushbox XL che andiamo a vedere oggi. Ringrazio ancora una volta la ditta, specialmente Detlef con cui sono in contatto. Per voi, a voi dico di restare su questo canale in futuro, perché molti di questi prodotti andranno a voi. Non dico di più, non dico quando, dove, perché vi tocca guardare i miei video, mi dispiace. Eccovi qua questo fornello, un fornello a legna, ma non solo, come andremo a vedere. Un fornello pieghevole al confronto dell'altro che ho fatto vedere nell'altro video, molto efficiente, in questo stato chiuso con un spessore di neanche un centimetro, chiuso appunto molto comodo ma aperto. Di una notevole grandezza direi. Il tutto normalmente viene in uno di questi sacchetti. E ci sono anche queste due aste. Per aprirlo, in teoria basta aprirlo, questo è il sistema, vedete? Si butta dentro questo portacenere e poi c'è questa altra griglia che in teoria cade giù da sola e serve per avere un po' di stanza che passi l'aria e far cadere la brace sotto. Più semplice di così. Allora, questo obo va bene per cucinare, per riscaldare qualcosa, per grigliare, proprio per riscaldare anche se stessi, per avere una fonte di calore. L'ho potuto provare da poco, dove ho fatto un pernottamento a 5 gradi, la temperatura è scesa, mi sono dovuto accendere questo fornello perché sennò avevo troppo freddo. Si può usare per l'outdoor, si può usare per far delle semplice gite, per trekking, per escursioni, per i biker anche, perché no, gite in bici o sì, viaggi più lunghi in bici potrei immaginarmi di portare dietro senz'altro un fornello del genere. Camping, trekking, bushcraft, sopravvivenza, per i prepper avere un fornello del genere, perché no, per l'autosufficienza, spedizioni, eccetera eccetera eccetera. Si può usare veramente in tanti modi diversi, è facile da usare, la cosa speciale secondo me è sicuramente che il combustibile è gratis e facilmente reperibile ovunque. Basta qualche fogliame, rami, rametti, pezzi di legno, concime, molta roba che si trova si può usare con questo fornello. Posso dire che anche si forma così un calore in questa camera, che anche dei rami umidi, quasi bagnati, si bruciano una volta che sono dentro, si asciugano subito e bruciano dal forte calore che c'è dentro. Ma non solo,
Anche questa Bush Box XL è pensata per poterla usare con un classico Trangia che piace a molti. Io non sono tanto amico di questo, però come vedete posizioni diverse, altezze diverse dove mettere queste aste. Una volta fatto questo possiamo andare a mettere il Trangia dentro, che non solo sta dentro in modo perfetto, ma anche è incastrato, è un po' incastrato, questo è fatto apposta così non scivola e rimane lì. Oltre al Trangia abbiamo anche questa piastra che possiamo usare, questa si deve prendere extra, non è nella confezione normale. Semplicemente qua ci sono delle piccole aperture apposta dove mettere qua dentro e qua si incastra da questa parte, non so se vedete. Messo dentro questo possiamo mettere ad esempio anche dei pezzi di diavolina. Mettendo queste aste più in alto ho notato che si può eventualmente mettere questa piastra anche qua sopra. In questo modo no, perché non ci sta, però qua non penso che sia fatto per questo, perché non va giù bene, però per mettere questi diavolino va benissimo secondo me, non è che deve essere proprio dritto dritto, no? Beh, già che siamo alla piastra, la piastra può essere messa qua sopra, sotto hai il fuoco, la brace, e si mettono su due wurstel, qua ci stanno anche quattro sicuramente, e con questa piastra si può anche grigliare. C'è un'altra piastra che si può ordinare, è ancora più lunga e si può grigliare, perché qua si perde anche il calore un po' dalle parti, cioè si può, puoi mettere anche qualcosa a parte, magari 2, 3, 4 wurstel e anche un po' di verdura, cioè perfetto quella piastra. Andate sul sito, guardate, sì, si può prendere anche quella, ma questa va benissimo. Queste aste servono, come detto, qua in mezzo, posizioni diverse per mettere il nostro Trangia. Con queste aste possiamo, queste possiamo metterle anche sopra, anche qua abbiamo posizioni diverse, così per metterci sopra anche dei contenitori un po' più piccoli. Questo, come detto, si può spostare, così ci sta anche qualcosa del genere ovviamente. Ma queste aste possiamo prenderle anche una volta che è caldo per spostarlo, semplicemente per chiuderlo, semplicemente poi aprire, tirare su questa griglia, ma se lo girate queste due griglie cadono giù anche da sole. Poi queste due, qua ci sono le cerniere come vedete, sia per aprire che per chiudere, guardate qua che perfezione, queste qua che permettono questa chiusura e apertura a libro quasi. Bon, una volta chiuso da questa parte vanno inseriti questi e basta, tutto qua. Qualche dato tecnico, allora il tutto è un acciaio inossidabile da un spessore di 1 mm, è incredibilmente robusta sta cosa, cioè anche faccio, questo rimane sempre così. Allora chiuso, vedete anche com'è facile montare e smontarlo. Chiuso questo a un spessore di circa 1 cm. La
larghezza è di 12 centimetri e mezzo e l'altezza 19 centimetri. Aperto abbiamo sempre questi 12 centimetri e mezzo, qua 12, sì, è quasi quadrato. Il peso è di circa 800 grammi di questo hobo, non so esattamente, lo scriverò sotto. Come ho detto, c'è quel sacchetto, normalmente io l'ho ricevuto in questo sacchetto outdoor, che so che si deve ordinare extra. Questo è molto comodo, dove possiamo mettere anche la piastra qua davanti, no? È molto robusto, da attaccare su uno zaino anche o da qualche parte. Solo per informazione, anche le aste, o se si perde qualcosa, pezzi di ricambio, si possono sempre ordinare sul sito. Vorrei farvi vedere la differenza. Qua abbiamo la bush box, quella normale, cioè la versione piccola. Questa è la bush box XL. Come vedete c'è una bella differenza, è il doppio. Qua si vede bene la differenza mettendo una mano, cioè questo qua la mano occupa tutto, questo è ben più piccolo. Forse meglio, in Italia sanno tutti, questa è una mocca del caffè. E qua è un po' più piccolo. E già che siamo ai paragoni, eccovi un classico fornelletto a gas, dove si vede che praticamente questo fornello della Bushcraft Essentials è quasi uguale a questo qua. Ho fatto ulteriori test che vi mostro adesso. Questi test erano più sulla stabilità delle pentole, varie misure di pentole, grandezze e pentole pentoloni. Allora, abbiamo questo piccolo pentolino che qua sopra, come vedete, si muove un po'. Adesso questo non è dritto o dritto, però qua giù dove c'è la bushbox è ancora più storto. Qua mi sembra che abbia già una tenuta migliore. Qua abbiamo questo pentolino, sì. Da entrambi direi che tiene bene, va benissimo e ci sta senza problemi. Qua di nuovo vedete, se non trovate il punto giusto è un po' più difficile. Qua abbiamo già un pentolone un po' più grande, eh? Qua si cucina per, secondo me, tre persone senza problemi. Adesso scivola un po' perché è storto, però vedete che come misura ci sta. E qua, come detto, cucini per tre, una pasta, 3-4 persone senza problemi. Ok, qua fa già fatica, si vede che non è proprio. E qua poi devi immaginarti di bollire sopra l'acqua, pieno d'acqua, non mi fiderei, cade, ma è già successo. E ora anche qualcosa di un po' più grande, qua qualche bistecchina, würstel, una colazione per 10 persone, ci sta. Qua ci sta pure, un po' dondolante, si vede, però sotto la parte dove si fa fuoco il calore arriva qua in mezzo e basta. Qua, se guardiamo, è chiaro che abbiamo un'area più ampia dove il fuoco può arrivare. Bene, basta cioccolato, mi sa che dobbiamo provarlo. Questo lo metto al massimo, semplicemente allora l'acqua sta bollendo, siamo a 11 minuti.
farvi vedere quanto è efficiente questo hobo, questo fornelletto. Adesso brucia da 2-3 minuti, direi. È la seconda, la terza volta che metto un po' di legna. E niente, ho cambiato l'acqua. Vediamo se riesco a farci stare. Come ho già detto prima, con tutte queste forature qua c'è un miglior circolo d'aria, perciò non c'è bisogno di soffiare sempre, qua veramente puoi lasciare andare il fuoco e brucia veramente bene. Devo dire che è un piacere, anche divertente cucinare, far fuoco, perché dopo 4-5 minuti tu sei in grado di cuocere l'acqua, cucinarti qualche würstel, quello che vuoi, farti un risotto, una pasta, veramente una cosa di minuti. E come penso si vede bene adesso, questa camera, come si chiama? Camera bruciatoria, qua dentro questa camera dove c'è dentro la legna, è molto, sì, compatta, e qua dentro si concentra tutto il calore che viene mandato in su, no? Si vede proprio come va in su il fuoco in questo momento, e siamo adesso a 8 minuti e vedo già le prime bollicine. Non pensavo che era più veloce del fornelletto a gas, ma sembra proprio di sì. Direi che si può dire che l'acqua bolle, siamo a 10 minuti 20. Aspettando il mio pranzo, ho fame, dopo devo andare ancora a lavorare oggi. Sì, vi dico ancora due cose. Il prezzo si aggira intorno ai 80 euro. Se avete domande sulla ditta, qualcosa, se volete sapere qualcosa, scrivetemi, perché sono in contatto direttamente con loro. 80 euro non è poco, ma per l'efficienza di questo prodotto, per l'uso diverso veramente, ma portandolo dietro anche, ho parlato di biker, camping eccetera, penso proprio a motociclisti che fanno dei giri per qualche giorno, si fermano nei camping da qualche parte, pum, fornelletto così, perfetto secondo me. Poi c'è anche la versione titanio, per chi vuole, più leggera, costa anche di più. Il tutto posso garantirvi, dopo un paio di minuti è raffreddato. Puoi metterlo assieme e portarlo a casa. Consiglio ovviamente di dare una pulitina prima, che sennò sei sempre pieno. E anche qua c'ho un ruscello vicino. C'ho il ruscello vicino e vado giù, prendo un po' di sabbia, lo pulisco e poi me lo porto via. Sicuramente ci saranno le domande se è legale, se si può usare di qua di là. Ci sono varie discussioni online già da anni. Perché non è la prima volta che si vede questo tipo di fornello. Io personalmente sono andato dai carabinieri in due stazioni di carabinieri, sono andato in tre diverse stazioni di forestale in comuni diversi. Ovunque ho avuto la stessa risposta. I carabinieri mi hanno mandato dalla forestale, che è chiaro. Dalle forestali praticamente tutti mi hanno detto che non esiste legge che lo divieta, non esiste legge che lo permette. Inoltre devo dire che nessuno aveva ancora visto un aggeggio del genere, quello era un po' meravigliato. Comunque mi hanno rassicurato e detto che se si usa in un modo corretto, come vedete, anche se uso questo e c'è sotto la piastra praticamente il portacenere, lo stesso metto sotto un sasso, lo cerco di farlo sempre. Qua diciamo che non c'è pericolo adesso che si brucia qualcosa, non è secco, ha piovuto fino a ieri, però lo stesso lo faccio. Cioè, quello che mi hanno fatto capire, volevano farmi capire,
è che se lo usi con prudenza, con rispetto dell'ambiente, fai attenzione ovviamente a quello che c'è intorno, viene tollerato l'uso della bush box, però con attenzione, è chiaro, perché si tratta di fuoco alla fine, anche quello mi ha fatto capire. Chiudo questo video con ulteriore ringraziamento alla ditta Bushcraft Essentials. Come sempre nella descrizione troverete tutti i link per la ditta, per altri video che ho fatto dove c'è la bushbox, anche quella molto carina, veramente molto più leggera, buona anche quella per uno da solo, per una persona va benissimo anche quella. Questo ovviamente per 2-3 persone, anche cucinare non è assolutamente un problema. Direi che per questa volta è tutto, mi godo il mio pranzo adesso, finito, e seguitemi assolutamente, ci saranno ulteriori video nelle prossime settimane, sempre della Bushcraft Essentials, con qualche giveaway a sorpresa. Non dico niente, non prometto niente, non vi dirò come e quando succederà, comunque seguitemi. E perciò direi che per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.